Venite mussolinizzate subito. Da dove venite? Io vengo dal Belgio. Io vengo dall'Olanda. Noi veniamo apposta dalla Svezia perché pensiamo sia importante supportare gli altri nazionalisti europei. Nel nostro paese i liberali stanno provando a reprimere questo sentimento patriottico perché ne temono la forza. Non a caso l'unico luogo dove ancora esiste il nazionalismo in Svezia è allo stadio, in curva. Io sono polacco e faccio l'ingegnere. Nella regione dove vivo io il 99% della popolazione è bianca. Non c'è nemmeno un immigrato. E così deve rimanere. L'11 novembre, oggi è il giorno dell'indipendenza nazionale qua in Polonia. Sta per iniziare la marcia dei nazionalisti. Dall'Italia è arrivata anche Forza Nuova. Qui abbiamo rapporti internazionali di tipo politico. Perfetto, insieme a voi chi altro ci sarà, diciamo, nello spezzone di Gio? Ci saranno io, i ragazzi di Democrazia Nazionale, ho visto svedesi, ungheresi, una rete politica europea. Ora andiamo al raggruppamento dell'ONR e la manifestazione la faremo insieme a loro. Il movimento più radicale che c'è in Polonia. Questa è la falange del movimento nazionalista radicale ONR, nato nel 1935. Obiettivo, creare in Polonia un totalitarismo cattolico antisemita. Oggi è il simbolo del neofascismo polacco. Questi sono i giovani gemellati con Forza Nuova. Sono molto rispettati da questa parte perché considerati i veri fascisti italiani. Questi con le bandiere blu e giallo sono i nazionalisti ucraini. Dio, onore e nazione, questo è il nostro potere. Io sono fascista e vengo dalla Slesia, una zona che prima era della Germania. Quello che senti è lo stesso coro che cantiamo allo stadio. Infatti io, come molti altri, sono sia nazionalista che tifoso di calcio. Quelli lì col passamontagna col teschio sono gli hooligans polacchi, tra i più violenti d'Europa. Gli altri incappucciati sono gli anarcofascisti e tra loro ci sono anche degli skinhead tedeschi, nazionalsocialisti. Là in fondo invece ci sono gli autonomi nazionalisti col simbolo antisistema del cerchio della saetta e addirittura indisturbati in piazza alcuni stanno sventolando la bandiera col sole nero, un simbolo direttamente legato alla tradizione nazista. Il sole nero appare in forma di mosaico sul pavimento del castello di Wewelsburg, dove i gerarchi nazisti si riunivano segretamente. Il simbolo consiste in una serie di svastiche e in Italia ad usarlo ci sono gli skinhead di Verona e gli ultras riuniti nella comunità militante dei 12 raggi. Da polacca, non le fa impressione stare in piazza con gente ideologizzata, estremista e radicale? Senta, dal 1989 in poi siamo stati imbrogliati. In Polonia quelli che dicevano di essere patrioti non si sono dimostrati tali. Al contrario, gli immigrati stanno invadendo l'Europa, ci minacciano e questi giovani combattono per evitare che ciò accada anche da noi. Questa Unione Europea sembra sempre più simile all'Unione Sovietica. Il signore che parla ora dal palco è il leader del Partito Nazionalista Spagnolo, Manuel Canduela. Grazie ai popoli coraggiosi come quello polacco, ci risveglieremo dal torpore narcotico che dura da 40 anni. E la cosa che fa più paura a Bruxelles è la cristianità e il ritorno ai valori di Gesù Cristo. Il nostro governo conservatore sta incentivando le nascite attraverso un programma di finanziamento delle famiglie che mettono al mondo dei bambini. Solo crescendo numericamente, la Polonia riuscirà a rimanere un paese di bianchi, un paese puro, senza musulmani, senza gay e anche senza l'euro. Eccoci, siamo partiti. MW è il movimento giovanile cattolico polacco contro il liberalismo, contro la tolleranza. Per questo il movimento è stato condannato dalle Nazioni Unite perché è considerato omofobo. E dietro c'è Jobbik, partito d'estrema destra ungherese.
Questa, rossa e blu, è la bandiera dei sudisti americani, usata negli Stati Uniti anche dal Ku Klux Klan e in Europa dai gruppi che si rifanno all'ideologia ariana e alla xenofobia. In mezzo ai nazionalisti radicali ci sono anche donne con bambini e anziani. Sono loro i delusi dalle politiche liberali e liberiste dell'Unione Europea, che in massa hanno votato per il partito conservatore ed euroscettico polacco, che nel 2015 ha vinto col 38% dei voti. Niente islamo! E molto niente islamo! Si intonano cori contro l'invasione musulmana, ma qui in Polonia la percentuale di immigrati è la più bassa d'Europa. Forza Nuova! Forza Nuova! Forza Nuova! Forza Nuova! È la bandiera dello Stato Cattolico di Gerusalemme durante le crociate. Niente forza cattolica! Nel nome di Dio la piazza si tinge di rosso, intonando un canto dedicato alla Vergine Maria. Possiamo dire che la manifestazione è stata pacifica e si è svolta in sicurezza. L'atmosfera in piazza era buona e abbiamo visto tantissime bandiere bianche e rosse. È stato uno spettacolo bellissimo e siamo felici che così tanti polacchi abbiano deciso di partecipare.